Allora, cari amici, bentornati a Sta in Cucina con Noi, che è la rubrica dove noi cuciniamo cose che non hanno senso o che conoscono tutti. Il coltello lo vedo pericoloso, molto pericoloso, però è un modo per stare in compagnia. Non abbiamo nessuna ambizione di fare un vlog di cucina, anche perché non siamo capaci. Noi cuciniamo in un modo particolare, è il nostro modo di cucinare e di voler bene la cucina, anche troppo. Così. In questo caso un coltello. Attenzione. Ci interrompono già in questo modo. Guardate che taglio preciso, proprio la cipolla tagliata per spiego. Ma insomma, voglio dire, a noi questo ci fa piacere perché rende un po' la cosa. Poi sozzo tutto adesso qua sul piano di lavoro. Ci hanno insegnato che il piano di lavoro deve essere pulito. Importante. E oggi faremo i fagioli alla scureggiona, che è insomma una delle specialità mie. Io praticamente quando mi capita faccio i fagioli alla scureggiona. Ma perché va lì così romanesco? Ah, non lo so, allora. Adesso parlo in italiano. Quando mi capita faccio i fagioli alla puzzettona. E praticamente questi fagioli alla puzzettona sono i fagioli insomma che si mangiava Bud Spencer e Terence Hill nei loro spaghetti western, perché insomma è tutta qua roba lì, insomma. Una cosa piccante, fagiolosa, che sostituisce la carne. Praticamente noi insomma, ma cogliamo in realtà questa occasione. Poi è una cosa piccantosa, è una cosa piccantosa, perché a noi ci piacciono le cose piccantose. E accanto ci butteremo invece con riso, come tante volte facciamo, se ci mettiamo delle spezie, tipo spezie indiane, cose del genere. Invece di un riso ci mettiamo un bel purè, quindi facciamo come se facessimo della carne, insomma. È un piatto vegetariano, non vegano, chiaramente, perché c'è il burro nel purè, c'è il latte, ma poi secondo me anche i fagioli sono frutto animale di qualcuno, che ti dicono che sono fagioli, in realtà potrebbero essere cose che non vi dico. E niente, tagliamo grossolanamente sta cipolla. Con le mie mani che non mi sono lavato, chiaramente, perché questa è una cosa importante della ricetta. Se tu te lavi le mani, che succede? Succede che praticamente perde sapore. Sapore, come sapete, in una ricetta come questa è determinante. E ci mettiamo un'intera cipolla, così Marco stanotte dorme tranquillo. E intanto siamo arrivati praticamente all'ultimo giorno di questa vacanza in Renania. Poi in realtà c'è stata un'altra estensione. Voi direte, ma come stai tagliando? Ti fai male alle dita. Avete ragione. Infatti io già mi sono affettato storicamente un dito con i coltelli quelli là. Avete presente quelli di ceramica? Che tagliano, che è una bellezza. E niente, io mi ci sono tagliato riccamente. Insomma, l'ultimo giorno in Renania, dove noi abbiamo fatto spesa per cercare di risparmiare, ma in realtà sta missione è riuscita fino a un certo punto, perché a volte siamo stati corti dalla pigrizia, come a volte è anche giusto in vacanza. Però a volte funzionava il fatto che questi, non parlando inglese, ti passava la voglia. Poi è successo un episodio un po' particolare, un po' tipo, prego, sorry people, un episodio un po' particolare, tipo al matrimonio rosso. Praticamente siamo entrati dentro un pub dove si stava tutti seduti intorno al bancone, c'erano tutti questi tedeschi ubriachi. E che hanno fatto questi tedeschi ubriachi? Praticamente a un certo punto hanno chiuso. Hanno chiuso la porta e lì si è sentito l'inno dei Lannister, che fa, guardi come fa l'inno dei Lannister. Ba, 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 ba.
Però non è che mi puoi stare intorno a rompere i cosiddetti zebedei. Avevo dimenticato queste cose. O tu sei funzionale o non sei funzionale. Ma allora, mi serve la cosa più grossa che abbiamo innanzitutto per cuocere. E quella me credo. Questa è la cosa più grossa che abbiamo? Hai supposto. Va bene, comunque intanto io procedo, dovete tagliare la cipolla e poi fate a pezzettini anche un po' di aglio, grossolanamente. Così per dargli un po' di... la srubano più. La srubano più è un fattore importante perché praticamente richiama l'India. Non lo so, dice che l'aglio richiama l'India. Vabbè, comunque noi siamo andati a sto pub, è stata carina come esperienza. Anche lì nessuno parlava in inglese, ma in generale, cioè, questa cosa un po' mi sconvolge. Magari ti parlano in italiano, ma non ti parlano in inglese. Cioè, assolutamente. Può succedere questo, insomma. Ovviamente ti capiscono, perché se li insulti li capiscono benissimo. Ma secondo me l'insulto è universale, anche se non sai in che lingua tu stai insultando. Forse questo è meglio. Ma insomma, a me sembrano uguali. Però questo... quello forse è più grosso, dai. Ah, però conta che pure devo fare, eh. Eh beh, ma io dopo che ho cucinato, dopo facciamo anche il purè. Mentre è venuto a far compagnia l'amico Gualdi, che lui ha una funzione particolare in questo video, non è quello di far compagnia, ma bensì di controllare, perché lui non si fida di quello che stiamo facendo. Quindi io devo far così, aspetta, no? No. Stai aprendo il forno, eh. Forno. Spiegami. Allora, tu indica che cosa... Devo accendere questo. Questo, allora, questo guarda. Qua. Questo qui. Muovi questo. Questo? Esatto. Verso destra. In senso anti-orario. Anti-orario, quindi da qua. Esatto. 0, 1, 1 e mezzo, 2. 2, 2 può bastare. Cioè, ok. Cazzo. Però non succede niente. Devi dare il tempo che induca. Ecco, vedi che sta inducendo. Ah, sta inducendo, ecco. Sta inducendo, ok. Forse non teniamo il tagliere perché... poi se gli si squaglia è brutto. E mettiamo l'olio, poco olio, ricordate, sempre poco olio, una cosa importante, perché l'olio è una delle più importanti dopo wet alimento che abbiamo in Italia, ma poco perché è buono, ma è grasso, mentre aspettiamo che l'olio sale un po' di temperatura, che di solito ci dovrebbe mettere poco perché stiamo usando una cucina a induzione che non conosciamo. Guardi, tu hai... lontano, per sicurezza. No, perché sta lontano? Devi stare qua con me, faccia compagnia, saluti anche il pubblico, prenda la telecamera, faccia ciò che vuole, insomma. Lo sai che ti stai inquadrando le orecchie? Le orecchie? Sì. Da quando? Sì, da sempre? In realtà ti stai inquadrando il naso in giù, però è bello. Poi... vabbè, non fa niente, l'importante è che si vede qua un po' di quello che stiamo facendo, no? Si vede un cazzo, però. Vabbè, fai tu, insomma, fai tu. Allora, noi intanto prendiamo la cipollazione, tutta la cipollazione, ok? La cipollazione viene buttata inside, però certo che fa sto piatto, queste pentole così piccole, è un po' antipatico. Questo purtroppo passa il convento. Lo so, bisogna venire attrezzati. Secondo me i fagioli alla scuregione sarebbe stato meglio che li facessimo a casa. E qui ci limitassimo a fare come abbiamo fatto l'altra volta, ossia gli spaghetti, la pasta al pesto. Cioè una cosa che... la pasta al presto. Che non abbiamo fatto noi praticamente. Cioè nel senso, una cosa che... E qui adesso aspettiamo che sale un po'. Sale. E continuiamo a parlare un po' della Renania. La Renania è bella, cioè abbiamo visto dei scenari bellissimi. Praticamente io quello che ho capito anche storicamente è che praticamente c'è sto fiume, il Reno, intorno al quale hanno costruito tutta una serie di castelli. Che noi ci sai tutti i castelli a difendere la Renania, no? Tutti i castelli uno contro l'altro. E non è stato altro che bombardasse su bombardasse. E praticamente bombardandosi, dici? E ancora non bombardandosi, praticamente che succede? Succede che questi castelli sono distrutti tutti e quindi ne è rimasto solo uno. Cioè tutti gli altri noi li vediamo, li possiamo andare a vedere, visitare, 6 euro a botta e via dicendo, però in realtà sono tutti finti questi castelli perché sono stati distrutti tutti. Sono stati ricostruiti più recentemente. E sono stati ricostruiti, però. Che sono stati fatti 2 anni fa, però sono stati più del... vabbè, però dai, 800-900. Sì, non è una cialtronata, è un po' come Martini quando siamo andati a vedere la tomba
in Irlanda. Non era una tomba, era una strana struttura misteriosa. Misteriosa struttura, dove praticamente a un certo punto io dicevo, ma lì c'è la coibimentazione, io non so neanche come si dica. E comunque l'unico castello che è rimasto integro è il castello di Marzburg. E c'è un motivo, non ci hanno spiegato. No, in realtà non ce l'hanno spiegato. L'abbiamo inteso noi. Abbiamo dovuto intuire perché. La capacità cerebrale sopra la norma. Cerchiamo di schiacciare un po' le cipolle, l'aglio, tutto quanto. Ok, facciamo questa. Mangeremo pezzi di metallo. Questa sera mangeremo pezzi di metallo e di aglio. Perché non si è detto che questo sia un pasto senza ferro. Ci mettiamo un peperoncino intero. Non sarà un po' troppo. Questo però cerco di non spezzarlo, se lo spezzo peggio, ma no, spezziamo questi cazzi. E un pochino di pepe, poco, proprio poco, perché poi Michela fa di pepe e comincia a starnutire. E quindi mettiamo un po' di pepe. Ma riprendiamo il nostro cucchiaino che è lo strumento di cucina perfetto per fare queste cose. Ok? E mentre che un po' si asciuga tutta questa base, questa potentissima base, che chiaramente se fosse stato un tegame gigante sarebbe stata la proporzione giusta, forse così non lo è, però lo allontaniamo un po' dal fuoco, perché questa procedura va fatta lontana dal fuoco. Ci mettiamo, attenzione, abbiamo fatto dei danni che fortunatamente abbiamo salvato. Vabbè, avete visto insomma che sono cose che succedono in cucina. Succede, però magari secondo me sta cosa non andava fatta però oramai va fatta, tanto non è che le cucine a induzione sono abituate, sono fatte apposta, hanno sotto un tenore fatto particolare, insomma. E vabbè, quindi voi mandate in ebollizione, fate una sfumatura con la birra. Noi stiamo usando la birra perché quella ci abbiamo, ma in realtà bisognerebbe usare il vino, eh? Solo che qui il vino è per i barbari. Il vino qui non c'è, cioè ce l'avranno pure, eh? Il vino, però che è il vino più adatto per fare queste cose, il vino da spreco, esatto. E qui pulisci anche un po' qui vicino alla pentola, senza che ti induci da solo dall'altra parte, no, verso la destra della pentola, un po' a destra, bravi, dice che l'acqua che si induca. Vabbè, ma è, tanto è anche qui c'è, guarda, qui c'è un po' di birra. Vabbè, dai, sì, cazzi, no, dopo è che poi spuzzare tutto di birra, sembra del beone. Quindi dobbiamo praticamente cercare di fare cosa? Scusate, mi sono un po' distratto. Ma adesso deve sfumare. Vabbè, comunque torniamo al nostro il castello, che insomma alla fine ce n'è rimasto uno soltanto. Noi lo siamo andati a visitare, probabilmente internamente è l'unico castello che abbiamo visitato. Perché? Perché era interessante andarlo a vedere, in quanto unico castello veramente originale, dove c'era la stanza da letto dove questo si svegliava, passava la stanza. Svegliato! Passava nella seconda stanza dove c'era un grosso tavolone dove probabilmente faceva colazione, e accanto al tavolone c'era. Specifichiamo che nel tavolo che era lungo 5-6 metri. 5-6 metri, chiaramente. C'era roba da mangiare per un intero esercito, ma lui spiruccava, perché il riccone spiruccava, non è che si mangiava tutto, insomma. Certo, è chiaro. Si mangiava due. Ecco, adesso sta versando delle cose strane. Adesso sto versando i fagioli. Il faciolerno. Ma anche altri fagioli. Scolati appositamente, stiamo sporcando tutto quello che non abbiamo sporcato in una settimana che siamo stati qui. Vabbè, ok, sta registrando, sì? Spero di sì, sennò... c'è scritto REC sotto? Sì, sì, c'è scritto. Che fra poco potrebbe smettere di dire REC. Ok, il faciolorum procede. E vabbè, quindi lui entra praticamente dentro sta stanza. Qual è questo? Aumentiamo un po' così, giusto per. Lui entrava dentro sta stanza e faceva colazione probabilmente. Spiluccando un po'. Ma secondo me si veniva proprio le ossa di pollo questo. E accanto, cioè, ma accanto nel senso tipo all'arco di un metro e mezzo, c'era il cacatoio. Quindi cioè, lui faceva tutto in queste due stanze. Poi praticamente che faceva? Dopo che aveva fatto tutte le sue cose, che si sentiva un po' sporco dentro. Che si sentiva un po', chiedeva: ma ci hanno assediato oggi? No. Prima si sentiva sporco dentro e doveva chiedere ammenda al nostro signore. Ah, già, è vero, giusto, hai ragione. Perché subito alla stanza successiva, questa è una cosa importante, quasi determinante, oso dire.
La stanza successiva c'era la cappella, quindi praticamente questo c'era la stanza da letto, magna cagatorum, e poi però per prendere pace in coscienza c'era... Sì, perché andava al bagno doveva vedersi nudo, per cui si doveva pentire da solo. Quindi. Sì, poi si vedeva, cioè non è che cagava sulla pietra, però vabbè. E andava lì e chiedeva scusa e si perdonava. Rientrava probabilmente nella stanza di mezzo, dove c'era tutta gente che lo aspettava. Stava che nel frattempo aveva sparecchiato. Che l'avevano sparecchiato, dice, e faceva, ci hanno assediato oggi? No, vabbè, allora pure oggi è andata e si rimetteva a letto. Quindi era... si spostava delle stanze mentre sotto l'altro. Ma c'era un segreto perché nessuno si vinculava? C'era un segreto che noi l'abbiamo, cioè nessuno vi dirà in Renania, ma noi l'abbiamo capito da soli, perché noi investighiamo chiaramente, l'abbiamo capito da soli. E praticamente appena siamo arrivati, quindi già entrando nel castello, tu capisci che ci sono delle asperità, delle difficoltà, insomma, cioè nel senso che per entrare dentro questo castello ce lo fa pure male, perché è veramente complicato, cioè proprio non... insomma, dato che era una sistemata qua a stradina dove si entrava, e secondo me questi qua se lo domandavano, dice, ma che dobbiamo fare oggi? Dobbiamo far assediare Markberg, com'era? Andiamo ad assediare Marsburg. Marsburg con il cazzo. E che faccio Marsburg? No, ma che c'è? Lascio, poi non contacca, infatti è, cioè, un castelletto, cioè non è che... E quindi lo lasciamo lo sta, questo è un po' importante. Mentre, come potete vedere, procede. E a questo punto attendiamo nel momento in cui poi aggiungeremo il pomodoro. E arriviamo al momento topico, quello, insomma, vi ricordate Bud Spencer? Che faceva Bud Spencer tra mangiarsi i fagioli? Tra cazzotti e spoi. No, a parte quello, quando mangiava i fagioli, oltre a mangiarli, che cosa faceva? Li cucinava. Che tristezza, la caparezza, che dolore... Cioè, allora scusate, siamo stati interrotti nella nostra descrizione, perché è venuto il padrone di casa a dire, ma quando è che va andate? 10:30 va bene, no? Mezza va benissimo, noi speriamo anche prima, perché potrebbe essere che domani mattina alle 10:15 lui scopre ciò che abbiamo fatto con l'immondizia, che io vi vorrei spiegare, però è un po' complicato perché ieri sera è stata una missione un po' particolare. Comunque, dicevo, The Bud Spencer, mentre che mangiava i fagioli, che ci aveva in mano dall'altra parte? Pane. E il pezzo di pane. Certo. Quindi se non ci metti la sugara, non so, fagioli alla scuregione. Ma in realtà qui andava un po' caricato, però siccome c'è mia moglie è piccante, queste cose qui... Addirittura una volta ho fatto una versione con le spezie, cioè il peperoncino messicano, e proprio perché ve lo fa proprio una sozzata, ci ho messo una bella spruzzata di ketchup piccante, cioè proprio una cosa, penso che in America sarebbero impazziti per una cosa del genere, insomma. E questo continua a cuocere. Per il resto, che altro dire da Renania? La Renania è fatta di piccole cittadine storiche bellissime, con il Palazzo del Signore, la cattedrale, la piazza del mercato, i crateri dove si bombardavano. Eh? I crateri dove si bombardavano. Perché si stavano sempre a bombardare. Poi in realtà si racconta questa storia con la, cioè questa guerra con la Prussia, che è importante. Però devo dire che la fortezza invece di Coblenza, che anche quella pare parzialmente abbondantemente ricostruita, si vede, però è grande, e tu dici inutilmente grande, che è questa cosa grande così? Però invece loro sono intelligenti, perché l'hanno farcita le cose. Per esempio nei dungeon sotto hanno fatto una cosa multimediale che racconta un po' tutta la storia, pure lì bombardamenti, bello bello, quello è stato fatto bene. Poi c'è un museo internamente, vari musei anzi, perché vari, dove c'è addirittura la ricostruzione di una stanza, no, di una stanza, di una cabina del treno, dove si andava nel treno tipo nell'Ottocento, insomma, bella, bella, molto bella. Sostanzialmente l'unico problema, è lo stesso problema dell'altro anno, è questo rapporto con le persone, che in generale quelli che sono gentili sono gentili, gli altri ti ignorano, e anche se tu dici, vabbè, ma sforzati a parlare in... sto diminuendo il potere della fiamma, forse un po' a parlare inglese, no, proprio non... Però poi noi abbiamo fatto un po' un'osservazione, un po' una polemica su questo, e poi prendo la telecamera e sento anche l'opinione del Gualdi, perché Michela l'abbiamo già detta sta cosa, l'abbiamo detta pure l'altro anno, insomma, che il problema di fondo è che ci sono, secondo me, delle parole fondamentali
Che pure mia nonna sa, ma mia nonna poverina non la sa più perché se n'è andata, ci ha salutato. Però chiunque sa, cioè good morning, bye bye, thank you, cioè chiunque, addirittura la signora dove siamo andati a mangiare l'altro anno, quando siamo andati praticamente sul lago di non ricordo dove, c'era sta signora che invertiva grazie e per favore, oppure prego e grazie, l'invertiva, però almeno si sforzava, cioè dice guarda sono queste tre parole in italiano, tu parole in italiano, e le usava. Invece questi proprio, e secondo me ci sono delle parole che sono universali, cioè thank you è universale, invece proprio, oppure ecco la cosa che mi ha fatto sensazione, tipo tu vai, scusi dove l'ombrello, no? C'è un ombrello qui, umbrella. E questa mancanza di. E io non voglio esprimere giudizi dal punto di vista culturale. Cioè, o sei un po' stupido. Cioè, nel senso che non c'hai fantasia dentro di te, non sei in grado di. Oppure lo fai apposta. Dai, non puoi non sapere. Una ragazza di 20 anni alla baga non può sapere good morning, non lo puoi non sapere, cioè. Penso. Adesso sentiamo cosa ne pensa Gualdi. Questo è il problema dei piccoli centri che vedono perdere la loro germanità, che quando, come quando porti via i sassi dalla Toscana, che diventa sempre meno toscana. Meno sassi. Esatto, quando tu invece qui introduci delle parole straniere nei piccoli centri, perché questa cosa poi nei piccoli centri, nei grossi centri, quindi nelle città più grandi, la gente più o meno la parla l'inglese male, si fa capire in qualche modo, addirittura te parlano pure in italiano. Ma in questi piccoli centri tu gli porti una parola inglese e loro dicono mi hai tolto il guten tag, capito? Cioè così lo devi. Sì, non possono, non accettano il fatto che esista un'altra lingua oltre al tedesco. Sì, ma non è che tu gli interrompi. Neanche se capisco la loro lingua, nel senso che loro. Tu gli togli la cultura, così gli distruggi la cultura. Ma non è che la stai a sostituire la loro lingua, è uguale. È che quando viene uno che non è della tua lingua. È uguale, per loro è comunque una riduzione della loro teutonicità. Comunque è una cosa che c'è soltanto nei piccoli centri, qui a Rennes o... Piccoli, medi centri, diciamo pure piccoli, medi piccoli, centri. Piccoli, più piccoli che medi comunque, perché già a Coblenza qualche cosa qualcuno riesce a spiccicare, poco. Perché non so tedeschi, perché quelli che non so tedeschi. No, ma ci stanno anche i tedeschi. Ma per esempio se vai nei posti dove siamo andati oggi... Baden-Baden, Bacalor, come cacchio si chiama? Bacharach, o sta Mainz, Magonza. Lì la gente l'inglese comunque lo capisce, anche perché lì c'è molto più turismo, per cui lo devi capire, se no turismo. Ciao. Il problema è che qui non è, che se... è funzionale, sì, ma perché questi luoghi piccoli sono turismo interno, quindi è il tedesco che viene qui a Rennes. Io sto facendo esplodere la cucina perché io non ho dimestichezza. Ho appoggiato la pentola calda sulla birra, e quindi è quello che sta succedendo. E praticamente questi sono centri per tedeschi, quindi cioè, qui ci viene probabilmente il turista viene è il tedesco. Il tedesco che viene a casa sua, viene a fare la gitarella fino sotto. Perché di solito la gente va a Berlino, Monaco, sì, Bonn. Invece la parte Magonza. Bella della tedeschia da scoprire è questa. La tedescheria, questa qui è la parte. Questa è la parte più interessante della tedeschia, però poi dopo devi adattare al fatto che te devi un po' andare in giro con Google Translate. Comunque. Ok, scusa. No, vabbè, può succedere. Comunque sì, il fatto che una ragazza di 20-25 anni non conosca una minima parola di inglese è impossibile, cioè è proprio fisicamente impossibile, perché non puoi non sentire musica americana. È disturbante. Esatto. A meno che, sai, qui... È vietato, verboten, americanish... Americanish musication, no. Nein. Potrebbe anche essere, però insomma non mi sembra. Secondo me semplicemente non vogliono. No, io vorrei capire come. Cioè, c'è un minimo. Scusa, tu questo è proprio un minimo serve, perché sennò qua. 0,5. Okay, più minimo di questo. Più minimo di questo. Anzi, forse è quasi spento. Okay. Non si vede l'induzione in marcia. E quindi secondo me è proprio che qui, con queste regioni più piccole, loro si rifiutano di parlare, anche capendolo. Ma questo per le ragazze, perché la vecchia cattiva che abbiamo, no, la seconda nostra vecchia cattiva che abbiamo, dove abbiamo cenato due volte, quella proprio in inglese non lo sa, ma non lo sa, perché tant'è che infatti chiedeva ai vicini, come si dice quello? Cicca, quindi qualcosa, qualcuno, però lo sapevano, qualcuno le cose le sa, però non ti aiutano manco se ti ammazzi.
E quindi il vecchio è più, diciamo, intanto io giro, esatto, è più giustificato, perché essendo di una certa età magari neanche ci si mette più di tanto, no? Però i ragazzi no, dai, ma i ragazzi non sono giustificati, perché è impossibile pensare che non sai cosa è ombrello, non sai cosa è grazie, buongiorno e buonasera, questo è impossibile. Tu che c'hai la lingua tedesca, che comunque qualche parola, qualche, diciamo, somiglianza con l'inglese ce l'hai, vaga, ma ce l'hai, non puoi dire no, cazzo, non so come si dice good morning, io che dico guten tag, non so come si dice, capito? Cioè, io so come si dice nella lingua tua, e tu non provi manco nella lingua universale. Tu questa è un'esclusiva, guardi, metti il sale nei fagioli. Fai attenzione, perché... Vuoi che lo faccia con la mano sinistra o con la mano destra? Qualsiasi mano. Allora facciamo con la mano destra. Perché... Però ricordate sempre che il sale è una cosa importante, è sempre meglio meno che più, perché più non c'è rimedio. Ma come teoricamente c'è già la prima difficoltà. Sì, perché teoricamente dovrebbe scorrere. Ma non scorre. Cioè, lo apri. No, ma io penso che si apre a. Qui, sì. Cioè, capito, saprei il beccuccio, tipo. Cioè, dice che c'è un beccuccio, non c'è un beccuccio. Michela! È urgente! Io sono estraggo così. Eccomi! Ah, sì, aspetta. Mi dica. Forza. Ah, ecco, siamo. No! Perché no, non scorreva! Ma no, devi farlo delicatamente così, ecco. Vabbè, fanno mettere comunque a guardia il sale, perché il sale ricordavo sempre meglio poco che... Sì. No, prima scorreva. Ti dico che non scorreva perché l'ho dovuto strappare, sennò l'avrei scorso, girava tutto quanto. Sì, ma cortito. Perché devi infilare lì l'unghia quando lo puoi aprire? Ma non c'è il filo l'unghia! Quando lo puoi aprire e girare così. No? Perché mo se lo apri poi non si richiude più. Tanto che loro lì via, io faccio vedere che la fasoleria ha cominciato ad assumere... Cioè, allora... È la prova riprovata, cioè tu giri e gira tutto, vedi? Cioè, non è come dice Michele. Io sono d'accordo con lei, però basta che lei mette poco sale sempre. Ah, sto facendo quello. Faccio vedere. Beh, poco sì, ma... C'ho la bocchettona aperta. Così va bene, così va bene. Dai. Eins, vai. Dry. Polizai. È andata. Sgrulliamo, facciamo la sgrullata finale, come chi va al bagno. E così dà più sapore questa cosa. Facciamo l'ultima mescolata, oramai hanno assunto il colore giusto. Praticamente si stanno anche già asciugando, perché l'induzione è più potente del fuoco normale. Questa è la classica stufata dei fagioli che si facevano nel Medioevo, quando scendevano da cavallo, si accampavano, che facevano? Sì, c'erano il fagiolo nel Medioevo. Qualche volta poi se ce l'avevano, se c'avevano il fagiolo ci buttavano il cervo, non ti preoccupare, che qualcosa c'era. Il cervo praticamente non poteva essere cacciato, però vabbè, lo cacciavano qua. Chi ha detto? Il cervo stava nei boschi, e i boschi erano sempre riserve. Ma questi c'avevano... di qualche signorotto. C'avevano le loro riserve di carne essiccata, c'avevano i pomodori, c'avevano le cipolle, buttavano tutto dentro il pentolone con un po' d'acqua e buono, tutto e buono. Poi buttavano al secchio. Vabbè, io direi che a questo punto aspettiamo la conclusione, la prova, e poi dopo c'è la seconda parte. C'è la prova d'assaggio. Vuoi assaggiare? No, c'è la prova d'assaggio. Mi stavo a vedere che poi dopo toccherà probabilmente fare una disinfezione, ma va bene. Dobbiamo fare una disinfestazione, ma va bene. Allora ci pensa Michele. Ottima. Va bene, arrivederci.